L'anestesia sotto guida ecografica migliora la visualizzazione per una corretta somministrazione dell'anestesia in prossimità della vena. Con la mano dominante si esegue la venipuntura ecoguidata. Si introduce il filo guida. Viene rimosso l'ago. Togliere il laccio. Agevolare l'inserzione del microintroduttore, si pratica una piccola incisione con bisturi per allargare la cute. Viene inserito il microintroduttore dilatatore. Si rimuove la guida metallica. Il catetere viene inserito all'interno dell'introduttore e fatto scorrere lungo la vena. Dopo l'introduzione di circa 20-25 cm, invitare il paziente a girare la testa verso il sito di inserzione con il mento abbassato sulla spalla. Una volta che il catetere è stato introdotto per la lunghezza stabilita, rimuovere il microintroduttore. Si rimuove il mandrino. Ricontrollare il corretto funzionamento del catetere in aspirazione e infusione, posizionando poi un tappino a pressione positiva. L'operatore provvede alla medicazione del sito e fissaggio con StatLock.
procedere con la terapia infusionale solo dopo il referto della radiografia. Il paziente tornerà in seguito in ambulatorio per eventuali medicazioni e per la somministrazione della terapia endovenosa.